Ciao a tutti e bentornati dal vostro LeFerre. Proseguiamo con la campagna di XCOM Chimera Squad. Ok, vediamo un po'. Cicatrice. Insomma, ho un'irritazione. Bene, ha la forma di una faccia? Non lo so, non è in un punto che riesco a vedere. Allora, perché me lo hai detto? Potresti darci un'occhiata? No. Perché no? Perché sono il medico da campo, non il medico di base. Se proprio vuoi che veda la tua irritazione, devi fartici sparare su. Mi sembra doloroso. Oh, moltissimo. Simpatica, simpatica questa scenetta. Nuovi oggetti dell'area rifornimenti. Tessuto mech, tessuto da infiltratore. Vabbè, soldi non ne abbiamo, cioè pochi, molto pochi. Ok, area ricerca sta già facendo qualcosa. Sì, vedete, un giorno, bene. Operazioni speciali, c'è già qualcuno. Procediamo allora. Giorno di paga della squadra tattica. Ah, ok, hai guadagnato 20, 15 e 10, benissimo. Cicatrice, le anarchie e le rivolte sono cambiate. Indagine, armeria, bla 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 bla. Ok, La proseguiamo. Protegne usa comunicazioni psioniche per coordinare le forze, ma ha bisogno di un sistema di automazione. Probabilmente usa qualche tecnologia Advent modificata. Localizzatela e sequestratela per intralciare le loro operazioni. Ok, gioco di numeri, personale essenziale, bersaglio fazione nascosto, 6 giorni. 6 giorni? Cosa vuol dire? Che durerà 6 giorni? Allora facciamo questa qua, gioco di numeri. Più un membro? Come sapete, la Buono, nostra molto buono. presenza nella città 31 è precaria. Il consiglio cittadino è diviso sul futuro dell'agenzia. Quindi faremo il lavoro per cui siamo qui: requisire la tecnologia pericolosa a chi minaccia la città 31. Appena l'agenzia avrà confermato le informazioni su queste missioni basilari, le collocheremo sulla mappa. Non possono opporsi al nostro mandato. Proteggere i cittadini li aiuterà a capire il nostro impegno. Ok, difficoltà difficile. Una squadra tattica gratis, meno uno rivolto nel quartiere zona portuale. Una richiesta urgente dal quartier generale degli XCOM. Delle trasmissioni hanno confermato un attacco imminente a un analista di dati della zona ed è necessario il nostro intervento immediato. Vediamo quante cose sono. Incontri previsti 1. Ah vabbè dai, pensavo peggio allora. Opzione direzione veicolo, ok. Speriamo bene ragazzi. Difficoltà difficile, non vorrei che fosse come quella dell'altra volta dove mi hanno massacrato. Non ricordo onestamente che difficoltà fosse quella. Anzi, forse non ho neanche controllato. VIP alleato al sicuro. Fatevi strada tra gli ostili e raggiungete il punto di estrazione. Boh. Ok. La vedo dura. La vedo dura. Molto dura. Bene. Allora, i nemici infliggono meno uno danni durante l'eruzione. Va bene. Verge. Eruzione non valido per uno slot di eruzione dell'unità. Ah, già, già, già. Ok. Verge, analizzatore di bersagli, axiom. Poco di eruzione, eruzione. Terminal. Sollievo. No, vabbè, ok. Avanti Eruzione, tutta. eruzione, eruzione! Bravo. Sorpresa, attacco alfa, 87%. Proviamo, dai. Grandissima. 77%, 65%. Aggressività, e se faccio levitazione al 100%. Allora io direi di fare questo. Così lo blocchiamo. 73 fuoco di eruzione. Vediamo. Questo qua in teoria se fa miss dovrebbe comunque fare un po' di danno. No, sto cazzo. Va bene. Fuoco di eruzione, vai. Non è andata come avevo previsto, onestamente. Comunque va bene, dai. Nel frattempo, se siete appassionati dei gestionali Avvistato il VIP. come Protezione e scorta XCOM, fino al punto di estrazione. nel canale c'è pure Gears Tactics, che è molto bello, eh. Detto questo, basta. Allora, è questo qua il nostro VIP. Vediamo un po'. Spara con l'arma 46, 37. Ehi là, 27. Se buonanotte, 24. Vediamo un po'. E se fai tiro a ventaglio? No, perché qua ti fai male.
fai del gran male qua. A meno che non vai qua e spari a quello. Vero? O addirittura fai sottomissione. Boom! Nemico catturato. Estrai la lista di dati, che è... l'analista di dati, scusate, ho visto male. Ah, eccolo qua l'analista di dati. Questo è. Dove ti mettiamo a te, eh? Punto di domanda. Ti mettiamo qua, dai. Orribile da vedere. Ma non per colpa sua, proprio serpentone. Blah. Oh là là. Mamma mia, per un pelo. E qua dobbiamo un attimo sbizzarrirci, eh. Torpore. Allora, 35, neanche parlarne, e 36. Allora, io direi che puoi andare tranquillamente qua. Sì, è vero che è completamente esposto da questo, però in teoria, 92%. 4, e invece sotto missione cosa fa? No, non è abbastanza, purtroppo. Ma perché brilla l'ultimo? Perché con il critico, forse? Cazzo. Aia. Bersaglio individuato. Oi. Colosso. Fa male questo, eh. 98%, ma nonostante ciò... vabbè. Ah, ecco. Sto muovendo. Ho paura. Cancellazione bersaglio. Mamma mia, che rischio. Che rischio. Che rischio, ragazzi, che rischio. Allora, Pinco Pallina incastra. Spara fuoco di soppressione al bersaglio per spostarne il turno più avanti. Ah, già, me lo ricordo questo. Ma ha piena vita, però, quello è il problema. No, non va bene così. 78, 57. No, no, non mi piace, ragazzi. Proviamo qua. Oppure... no, sapete cosa? È meglio che curo il VIP. È meglio che curo il VIP, perché dici... ecco, vai. Ora lo spray tecnologico farà il suo lavoro. No, perché rischiamo... grosso altrimenti. Brava. E adesso provi a... fagli il culo a questo, dai. Grandissima. Ha pure infierito, eh. Non so se avete notato. Allora, tu puoi cambiare le sorti di questo combattimento. Mi raccomando, impegnati, eh. Boom. Stanno per arrivare rinforzi, però quello è il problema. Ti metti tu qua. Sperando che non vada sulla guardia, no, bene, dai. Il suo splendore rifulge. Wow, infami. Un bel sottomissione per... vai. No, cosa ho fatto? Sbagliato. Vai. Boom! Il nemico è catturato. Axiom. Tu ti puoi mettere qua. Da dov'è che arrivano i nemici? Rinforzi imminenti. Da qua? Oi là là. Allora proviamo a fare una furbata, che dite? Lo mettiamo qua, in guardia. Eh? Copertura. Vediamo. Grazie. Perché non sono usciti?
Vabbè, meglio così, dai. Qua, guardia verso il basso. Tanto a me sembra l'unico punto di... Ah no, cazzo, anche qua. Merda. Ho poche munizioni. Si alzano nuove note. La guardia. Buono. Insomma, dai. Munizioni scarse. E qua è difficoltosa la cosa. Non è abbastanza. Il 74%. Ah. Tu vai immediatamente via. Proprio subito, subito, subito. Vai. Bene. L'azzurro diventa argento. Vai. Fai bene ad incazzarti, Axiom. Allora, voi dovete... vediamo un attimo. Come fare torpore su questo? 86%. I tuoi pensieri sono niente. Incrociamo le dita. Un turno. Insomma, dai. E dopo puoi andare... qua. E lo... ci prepariamo all'estrazione. Bene o male. Munizioni quasi finite. Axiom, tu. Ti metti... Ah beh, tu fai sottomissione. Assolutamente. E ti metti qua così sei un po' riparato, vai. Da quello riparato. Boom! Non decidi di agitarti, ti ho preso. Tu ti avvicini all'obiettivo, ti metti qua, che sei in copertura anche. Godmother. Tu vai qua. Rinforzi imminenti fra poco, eh. Due nemici ci sono. Merda. Cazzo. Vediamo se riesco a fare estrazione. Vai. Quasi a secco. No, non ci credo. Per un punto. Per una casella non se ne va. Vabbè. Vai. Dai che quasi quasi abbiamo fatto un'operazione quasi perfetta, oserei dire. Nonostante fosse difficoltà difficile. Mamma mia quanti sono, eh. Sempre di più, sempre di più. Che succede? Ah ok, turni loro, va bene. Però non posso spostare le visuali. Ditemi mentre ricarico. Dai, vai qua. Cambio e vattene. Posizione. Accelera il passo. Che bug è? Ah, niente, adesso Axiom me lo distruggono. Oh, ha un culo bestiale, eh. È una bestia, effettivamente è un culo bestiale, però. Munizioni quasi finite. E se ne va. E se ne va. Bello fiero. Vai. Ragazzi, è stata proprio una missione praticamente perfetta. Vabbè, quasi, insomma, dai. Eccellente. Buono. Great. Sono soddisfatto, sono soddisfatto. Una squadra tattica gratis. Ah, io che ero convinto che fosse un personaggio da reclutare, vabbè. Kerub ha completato il programma di addestramento e condizionamento di base. Le rivolte nel quartiere sono scese a zero, ok. Subito dopo la guerra, la città 31 contattò alcune reti della resistenza vicine affinché aiutassero a mantenere la pace. I rivoltosi appartenevano a una cellula della rete Verla. Se ne andarono quando il Consiglio Globale permise agli alieni e agli ibridi di reintegrarsi nella società.
Non potevano sopportare l'idea di proteggere le stesse persone che avevano combattuto in guerra? A quanto pare. Dal 2037 si sono ritirati nelle periferie a raccontarsi storie di guerra nelle bettole. La pista si raffredda? Forse. Qualcosa li ha spinti a compiere quest'attacco. Tieni gli occhi aperti. Ok, grazie mille dei consigli. Allora, addestramento, mettiamo ovviamente qualcun altro. È neanche mezzogiorno e non ci vedo più dalla fame. Che hai mangiato a colazione? Una cosa è certa, non ha mangiato i Big Crunch. È pubblicità. I cereali che si muovono. Proprio quelli, ma come funzionano? Immergiamo le crocchette di larva geneticamente modificate nel nostro impasto speciale. Dopodiché basta aggiungere il latte e i Big Crunch sono serviti. Serve del latte speciale? Basta quello di qualsiasi mammifero a sangue caldo. Le crocchette escono dall'ibernazione e i Big Crunch sono pronti per essere gustati. Sembra divertente, ma io sono umano, vanno bene anche per me. Ma certo, quasi tutti possono mangiare i Big Crunch. Anch'io? Ho detto quasi tutti. I sectoidi non devono mangiare i Big Crunch per nessuna ragione. Oh, peccato. Ora so come fare colazione. Una bella tazza di... Oh, avanti, dillo tu. Big Crunch. I cereali che si muovono. Food Life. Cibo per tutti noi. Simpatico, direi, eh? Simpatiche come cose, sì. Niente da dire. No, va bene, ok, a posto. Scusate la piccola deviazione. Allora, qua. Qua c'è ancora lui al lavoro. E qua invece è un altro giorno, va bene. Abbiamo 55 crediti, vediamo se riusciamo a comprare qualcosa, però... Boh, agenti non operativi. Ah beh, grazie al piffero, devi venire qua. Ecco perché, ok. Addestramento completato, va bene. Seleziona unità, c'è già lei. Indagine, area rifornimenti, vediamo un po' cosa c'è. Carica di irruzione, tessera magnetica automatica. Caricatore esteso. Aumenta le munizioni dell'arma su cui è montato. Caricatore automatico. La prima ricarica della missione non costa un'azione. Condotto di ventilazione, Medikit. Può far recuperare 4 punti vita a un agente. Questo qua non sarebbe male. Ma la mia domanda è, non è che lo usiamo una volta e poi basta, no? Non credo, vero? Bene, anzi no. Siccome lei ha le armi super, iper, ultra, lo mettiamo a Axiom che non ha niente di niente, ecco. Perfetto. Prontissimi, area ricerca 1, ok. Esaminare la scena del crimine. Incendio il magazzino, 75 crediti. Ok. È scoppiato un incendio in un deposito di confisca cittadino che contiene tecnologia vietata. Se rispondiamo subito potremmo aiutare a contenere le fiamme e recuperare materiale prezioso. Farà passare immediatamente il giorno successivo? No. Oh cazzo, nessuna squadra tattica, vediamo. 65 informazioni, sì. Vai. Ok. Teoricamente dovrebbe abbassarsi qua, giusto? Dopo. Quarantena, usala per impedire la crescita di rivolte nel quartiere bersaglio. Boh, clicco qua tipo. Che abbia funzionato, riduce la rivolta nel quartiere. Ok. E questo qua invece... Giorno successivo, no, allora no, dai, qua. Sì, giorno successivo va bene. La centrale, bla, claimer completato, qua, ok. Va bene, area ricerca. Le squadre tattiche possono essere potenziate. Hai letto nella mente di recente? Sai bene che non lo farei mai. Come fai a sapere che lo so, se non mi hai letto nella mente? Perché sono un tuo compagno di squadra e tu ti fidi ciecamente di me. Cosa che avresti potuto inculcarmi tu nella mente? Nessuno può manipolare una mente complessa come la tua. Ah, Verge,
A volte credo che tu sia l'unico che mi capisca davvero. Lo so. Ok. Pronti? Sì, eh. Liberare l'azienda di ricerca e sviluppo. Forte e chiaro. Supporto tecnico. 50 informazioni. Questo qua invece cos'è, sto quadrato qua? Non mi ricordo. Vabbè, dai. Difficile. Uno scanner olografico. Oggetto per eruzioni. Ok. Il mercato dei trafficanti è aperto. Ui là, non me ne sono accorto. È vero, eccolo qua. Proiettili perforanti ricavati da leghe bla bla bla. I proiettili perforanti ignorano 5 punti di armatura. Dimensione delle caricature più 2. Missioni che non contano come azioni 2. Però, mica male. Informazioni costano. Però. Armeria. Fatemi sapere se volete vedere queste cose qua di gestione, altrimenti le tolgo, eh. Cioè non è un problema, ragazzi, mi raccomando, ditemelo. Caricatore esteso avanzato, dimensione caricatore più 2. Sì, ma tu sei ad estrarti, allora no. Ok. Qua c'è già uno, credo, giusto? Sì. Ah, non ho fatto inizio prima, allora sono un cretino, cacchio. Bene, qua c'è già uno in corso, ok. Operazione speciale completata, va bene. L'anarchia delle rivolte è... Mercato dei trafficanti abbiamo già visto, ok. Prontissimi. 50 informazioni, forte e chiaro. Questa dai. Difficoltà difficile, va bene. Che delle forze nemiche abbiano accesso a un dispositivo pericoloso, che tuttavia non possiamo distruggere per non mettere a repentaglio la nostra sicurezza o quella degli altri. In questo caso occorre un approccio più delicato. Avvicinatevi al dispositivo e disattivatelo, come in addestramento. Ok. Se avete consigli, ragazzi, per le serie, non abbiate paura, scrivetelo nei commenti, eh. Tipo, non voglio vedere questo, non voglio vedere quello, vorrei vedere di più questo, fai così, fai cos'ha. Scrivete, ragazzi. Dispositivo bersaglio è attivo, fermatelo appena potete. Allora, ci dovrebbe essere un sacco di punti, appunto. Lucernare, precisione, colpi a segno sui nemici saranno colpi critici. Scatto, il turno dell'unità viene anticipato in modo che segua quello della gente precedente. Scatto, il turno... Tutte le unità che entrano da qui ottengono più difesa di 25 per un round. Ah... Colpi a segno sui nemici. Vabbè, proviamo questo, dai. Lucernario. Cherub. Terminal. Perch. Andate. Restate e distruggete. Che adesso figata, eh? Che figata. Cento per cento. Distruggilo. Non so se sia morto, però, sapete. 68% falange. Che praticamente costringe nemici aggressivi a bersagliare Cherub. Ah, ok. Meglio, dai, perché ci attaccheranno tutti, mi sa. Vai. Buonino. Aggressività. Levitazione. 100. Uno vale l'altro. Questo qua, dai. Levitazione, vai. Grande Verge. Tutti su... Su Cherub, cazzo. Bersaglio avvistato. Scollega il server. Subito l'obiettivo. Di già? Cavolo, speravo un po' meglio io, onestamente. Vabbè. 69% non è malaccio. Non male, non male. Siete di sangue. Oh porca. Ah già, perché è della stessa razza di Axiom. E cosa fa adesso? Lo picchia? No.
Colpo caricato. Bersaglio preso. Oi oi oi. Colei che ha molte ferite. Ai ai ai. Mi muovo. Arma del bersaglio in vista. Bastardo. Pure. Metto fuori uso l'arma del bersaglio. Oh, molto tattici questi, eh. Allora, vediamo un attimo. Abbiamo terminal qua, eh. 58, 49, 46, 44, 100. Ah, ok, ma non va bene però. Perché mi faccio male anch'io. E qua è poco. Allora, vediamo di fare così, eh. Dobbiamo valutare bene, purtroppo. Beh, puoi andare qua volendo, sì. Vai. Mi muovo, copritemi. Interagisci. Ma è in guardia però. No, non va bene. Vi copro. Boh. Munizioni esaurite. Munizioni esaurite, dici? Cazzo. Non sono riuscito a sbagliato. Il nemico. Dovevo ricaricare. Ho sbagliato. Cazzo. Spacco. Ah, per forza lui, perché è quello più vicino. No, mi spiace. Sessantadue, cinquantasette. Vabbè, prova dai. Grandissimo. Diamine, non ho munizioni. Ricarica gratis. Benissimo. Ho ricaricato. Boom. D'altronde. Ci riprovo. Scappa, scappa, infame. Disperso nei fili. Solo uno, che culo. I dirigoli. Ecco, ci passa lui l'arma adesso. Del bersaglio. Ah. No, perché sei in guardia te, eh. No, 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 decisamente no. 66. 46. Sottomissione, guardia. Preparazione. Va, proviamo, dai. Uno. Non ho più munizioni. Non ci siamo. Però tu puoi fare questo, immagino. Vai. Boom. Il nemico è in arresto. Questo qua attaccherà sicuramente Axiom. Brutto infame. Ora gli rovino la festa. Boom. Berserk per furia del Muton. E dove vai? Però mica male, eh. Ce l'abbiamo fatta, direi. Ho effettuato l'arresto. Grandissimo, valutazione eccellente. Bene. Molto bene andata. ...50 informazioni più 20 dei nemici tramortiti, ok. Addestramento. Verge, faccio un controllo. Bravissimo. Delle comunicazioni. Va bene, procedi. Prova, prova, 1, 2, prova, mi ricevi?
L'ho percepito. D'accordo, ma Verge, lo sai come funziona il controllo delle comunicazioni? Sì. Allora, aspetta, mi stai prendendo in giro? Ah, sì. Ah, almeno lo ammetti. Ok. Promuovi. Cherub ottiene una carica alla fine di ogni incontro. Alla fine del turno ottieni più uno di armatura, metà bonus di copertura anche in situazioni di fiancheggiamento e diventa mezzo copertura per gli alleati. Al riparo si interrompe dopo essere stati attaccati. Ah, bene, dai. Buono. Di difesa, giustamente. Ci sta, ci sta. Qui, ok, va bene. Armeria, vediamo se possiamo comprare qualcosa di buono. Qua. Caricatore esteso, più 1. Danno al bersaglio inflitto dei colpi mancati, 1. Caricatore automatico, traccianti. Più 5 di mira, Quasi quasi. Ma no, dai, per il momento va bene così. Anche se fornisce un più 1 punto vita alla gente. 50 di schivata. No, dai, va bene, ragazzi. La tregua cosa fa? Disattiva tutte le armi da fuoco. Oh. Qua siamo a posto, qua siamo a posto. Indagine, va bene. Avanti tutta. Rintracciare i ladri di leghe metalliche, 70 crediti. Indagare sullo strano dispositivo. Squadre tattiche, 1, 2, 3, 4. Cazzo, qua potenzia. Potenziamo. E in più in ricarica 2 giorni. Speriamo bene. Vabbè, facciamo questo, dai. Ah, non ne sappiamo abbastanza per intervenire. Ah, ok. E allora questo, dai. 70 crediti, vai. Perfetto. Lo so che non ti fidi degli alieni. Eh? Ma ci stai provando. E quindi? Mi basta. Bene. Difficoltà difficile. Oh. Abbiamo raggiunto il VIP prima dei nemici. Prepararsi all'estrazione. Ah, sempre ste estrazioni dei VIP, che palle. Non mi piacciono neanche un po'. La prima unità che passa per questo ingresso infligge più 3 danni durante l'eruzione. Godmother. Andate, spaccate. O no? 84%, 77. Attacco alfa. Vai. Grande. Non male. Incrociamo le dita. Credo sia morto in teoria. Levitazione su questo. Stai lì, infame. Ecco il VIP. Ah. Ho il bersaglio. È distantino, eh. Allora, Godmother, cosa puoi fare tu? Vediamo. Vediamo cosa fa. Buono. Whoops. Il VIP sta qua. Riparato. Per... oppure lo mettiamo qua eventualmente. E si ripara. Ok. E speriamo bene. Aia. Allora tu. Il bersaglio è stato catturato.
No. Terminazione bersaglio. Mamma mia, ho rischiato troppo a metterlo lì. Troppo. Sessantuno o 49. Proviamo, dai. No, per uno. Sono protetto. L'importante è che non arrivino rinforzi nemici. Per il resto possono fare quello che vogliono, secondo me. Qua c'è la guardia, per cui niente. 63 e 48. Allora facciamo una cosa saggia, dai. No. Su questo, vai. Incrociamo le dita. Perché questo qua rischia di uccidermi in VIP. Verge. Vai. Grandissimo. Ho poche munizioni. Hai poche munizioni, dici, eh? Adesso arrivano i rinforzi da qua. Male, male, molto male. Cattura fallita. Ti ho bene preso. E adesso un po' alla volta spostiamo tutti in là per forza di cose, però arriveranno i nemici adesso, adesso arriveranno nemici dappertutto, da là e anche da là, cazzo. Non buona come cosa, purtroppo. Vediamo, possiamo metterlo qua in guardia, magari. Speriamo bene. Tre nemici. Yes. Munizioni scarse. Ah, andiamocene subito. Vai. Mi sposto. No, incredibile. Che sfiga, cavolo. Per una casella. Vabbè. Ah, bene. Rinforzi imminenti di nuovo. Matalo, matalo! Vabbè, ma lo sapevo, Devi restare a terra. Ho effettuato l'arresto. Adesso qua cerchiamo di fare qualcosa di sensato. Mettiamo questo qua. Mi e lo mettiamo con la guardia di qua. Accelera il passo. Per quanto possa servire, diciamo. Altri due. Ho poche munizioni. Mi avvicino. Bravino. Bravino. Munizioni scarse. Però speravo meglio, onestamente. Ciao, Godmother. Axiom. Vattene anche tu. Ciao. Mamma mia, adesso esplode. No. A meno che... Credevo di averlo preso.
in faccia. Poche munizioni. Il nemico è in arresto. Cazzo, però arrivano i rinforzi adesso. Ma cosa ho fatto su? Ho fatto molto male i calcoli. E l'altro è dietro di noi, giusto? Sì. No. Vado alla posizione. No, tutti di là sono. Bene, dai. Forse ce la facciamo. Rischio. No. In guardia. Mi muovo verso il bersaglio. Ho rischiato. Forse era meglio metterlo in guardia. Non ho molte munizioni. Lo mettiamo qua, sapete, in guardia. Sparo se si spostano. Bravissimo. Grande copertura. Grande. Aio. Mi avvicino al bersaglio. Niente, adesso lo uccide. Eliminazione. È stato un rischio, eh? No, vabbè, dai, dovremmo farcela in teoria. A meno che... No, niente, dai, tu vai che è meglio. Ho trovato una posizione migliore. Sono in movimento. Questo qua non dovrebbe ucciderle, troppo distante, dai. Però ci prova il pezzente. Munizioni esaurite. Ecco, fatevi inchiappettare che io me ne vado. Bene, dai. Poteva andare meglio o poteva andare peggio. 80% di ottenere 20 formazioni, ok. Mi è piaciuto molto, sì. Granata frammentazione, oggetto di utilità. 30 informazioni, bla bla bla. Stretta di mano completata, Terminal ha completato l'addestramento di base, perfetto direi. Agenti qualcosa non operativi. Non ti piace il picnic dell'ufficio? No, è solo che non c'è niente che possa mangiare. Nemmeno la mia famosa insalata con le uova? Le uova di gallina sono velenose per i sectoidi. Perché non provare un hot dog? Vuoi dire un hot dog? Anche gli hot dog sono velenosi. No, un hot dog. Delizioso, nutriente e ad alta digeribilità. Adatto a chiunque. Perfino a me? Certo, mio caro Newton. I hot dog sono per tutti. Che tu venga dalla Terra o dallo spazio... Divora un hot dog e ti sentirai sazio. Io prendo un hot dog. Anch'io. Per me tre. I hot dog sono una fonte di fibre approvata per tutte le specie firmatarie degli accordi del 2036. Gli esoterrestri non devono consumare più di un pacco di hot dog a settimana senza aver consultato un terapista genetico accreditato. Tenere i hot dog lontani dalla luce diretta del sole. I hot dog che assumono un colore percepito dagli umani come blu non sono più adatti al consumo e vanno gettati immediatamente. Food Life. Un solo cibo, un solo futuro. Supportare la retata della centrale, 35 di Elerium. Benissimo. La progenie è riuscita in qualche modo a mettere le mani su un codex sperimentale e lo usa in modi non convenzionali. Sfruttate questo elemento. Se la costringete a sovraccaricarlo, il codex si deteriorerà. Ok. Salvare il tecnico compromesso. Richiede uno o più squadre tattiche di grado 3. Hai voglia? Potenza 80, non ce la facciamo neanche se vogliamo. Però ho visto che abbiamo un sacco di crediti per potenziare, per comprare qualche potenziamento, vediamo. Più un punto vita, no, androide, no.
Fare eruzione, carica, bla bla bla, caricatore esteso. Colpi mancati 1, caricatore automatico. Caricatore esteso. 50 di schivata. Vediamo un po' cosa viene fuori. Allora, no. Godmother. Chi è che è l'addestramento che non mi ricordo? Amberge, ok. Ma allora perché ne ho comprati 3? Ah. Caricatore automatico esteso. Ma non ce n'era un esteso avanzato? Che fine ha fatto? Ah, ok. No, questo dai. Bene. Prontissimi. Il mercato dei trafficanti, non me ne ero accorto. 40 informazioni, aumenta la mira del 10%, oppure sparare a un bersaglio, con questo potenziamento applica il puntamento olografico, bonus di 15 alla mira degli alleati, quando sparano a bersaglio capite questo effetto, wow. Interessante, cavolo. No, questo però. Mira 71 più 10. Buono, direi. Vai. Le forze nemiche potrebbero mettere le mani su un dispositivo cruciale per la missione. Dovete disattivarlo. Ok. Quando avrete l'autorizzazione, distruggete il dispositivo in questione. Cercate di tenervi a distanza. Sì. I nemici difendono il dispositivo bersaglio. Torre di guardia, danni agenti probabili, probabili. Le unità attivano automaticamente guardie dopo l'eruzione. Tutte le unità che entrano da qui ottengono più 25 difesa per un round. Tutti i nemici non aggressivi a guardie di questo ingresso rimangono sorpresi. Supervisore, l'ultima unità che passa per questo ingresso attiva automaticamente guardie dopo l'eruzione. Vai. Eruzione! È l'ora dei fuochi d'artificio! Boom! Oh, in discoteca! 95%, bene! Grande! 82%! Proviamo, dai! Ora va la spacca! Non male! Qua mi sa che facciamo falange perché abbiamo due nemici aggressivi, cazzo. Sessantotto. 62. Proviamo, dai. Grande. Tutti su Kerub. Bastardi. Siamo qui per quel bersaglio. Distruggi quell'affare. Distruggi il pilone per i rinforzi. Ah. Distruggi, dai. Ah, no, 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 no. A chi? Poco amico a chi? All'alleato, forse. Cazzo. Ah già, la guardia. Peccato che fosse troppo distante, vabbè.
Vai giù! Tu ti metti qua. O qua. Con la guardia. Ti terremo al sicuro. Vai! Boh. Sono protetto. Metto fuori uso l'arma del bersaglio. Bastardo. Devo ricaricare. Ricarica gratis. Bene. Arma carica. Grandissimo. No, peccato, cavolo. Ottantasei. Ottantuno. Vai con questo. Sì. Cazzo, rinforzi in arrivo. Sto di guardia. Vediamo che succede. Grande copertura. Guardia. Morto. Però dobbiamo spostare Carub, perché altrimenti lo danneggiamo, cazzo. Carub, ti metti qua e adesso spari, sai, alla colonna. Ci vuole del tempo però. No, peccato, cavolo. Arma del nemico in vista. Libera il locale notturno per fermare i rinforzi. Che vuoi che ti dica allora? Spara questo, dai. Bene. Rinforzi fermati ufficialmente. Sottomissione, perché non puoi farlo? Ah, perché sei troppo distante. Spara quel fetuso. Yes. Perfettamente andata. Bene. E qua, ragazzi, vediamo un po' cosa abbiamo ottenuto. Tante robine belle in teoria, 40 Elerium, completato il programma di Verge, perfetto. Promozioni pronte. O magari qualcosa per i più piccoli? Cooperazione. Ah, ok. Siamo a 3 isolati dalla piazza della città 31. Fumetti del Spentagliata. E del nuovo. Vieni a dare un'occhiata, ne parlano tutti. Adrenalina. Spacco ed esaltazione non fanno terminare il turno e non hanno tempi di ricarica. Poi là. Bene. E qua invece? Benissimo. Adesso mandiamo Axion però, La statistica mobilità è aumentata di 1. La statistica armatura di 1. Però. Bene. Andiamo all'armeria. Gli togliamo tutto, ovviamente. Tac, tac, tac. Qui nella squadra mettiamo uno libero che è Verge. A Verge gli mettiamo tutto quello che aveva Axio. Perfetto, analizzatore di bersagli. Ah già. No, ma lei ha già il drone. Allora lo diamo a lei, ecco. Qua c'è lui. Qua ancora in corso, qua è in corso. Cattivi operatori, più 50 informazioni. Sì. Bene. Operazioni speciali, 65. Non riesco a trovare la mia ordinazione, era in frigo. La tua cosa?
La mia cena, ordinata in quell'Old World che fa cucina fusion vicino al lungo fiume. Ah, intendi l'ordinazione da sport. Che avevi preso? Un risotto con quel nuovo tipo di carota aromatica. Quella che sa di coniglio. Proprio quella. L'hai vista? No, ma se la trovi, posso assaggiarla? Sembra deliziosa. Incredibile. Seleziona arma primaria, perché mi sa che sta qua è da comprare allora. Più uno di danni per tutti i fucili d'assalto. Agenti interessati, Verge e Kellor. Vediamo. Ah, quindi in automatico ce l'ha potenziato. Voilà, buono cavolo. Grandissimo, è un upgrade permanente allora. Bene ragazzi, noi qui concludiamo la puntata. Se avete consigli di nuovo ditemelo. Grazie e alla prossima.